solo due parole per dirvi chi è la Röhr, che è una ditta austriaca, dunque conoscenza e testa, sviluppo dei materiali in Austria. Abbiamo 5 sedi anche nel nord Italia, spaziamo da Cuneo a Pordenone e la sede italiana dunque sta a sopra Merano, Parcina. Questo qui è tutto un elenco di materiali che noi sviluppiamo e, come potete vedere, parte dall'inizio dello sviluppo del cantiere con la malta, la classica malta da muratura, addirittura arriviamo anche noi a materiali specifici per le fondazioni, materiali adatti per fare dei calcestruzzi idonei per i sottopiedi, fino ad arrivare poi allo sviluppo della finitura anche particolare per restauri e risanamenti. Il cappotto chiaramente è la soluzione che noi gaderiamo di più, in quanto è un materiale facile di applicazione, però vanno seguite delle metodologie abbastanza precise, metodologie che non abbiamo definito noi Röhrfix, ma ormai è conosciuto il cappotto Cortex, che fa parte di più ditte che danno un indirizzo comune proprio per l'installazione dei sistemi termici a cappotto. È chiaro che poi l'installazione deve essere adattata al condominio, deve essere adattata alla villetta, o se una ristrutturazione, lo sviluppo e l'attenzione in particolare, come si è detto anche prima, è la vostra attenzione puntare il dito in questa casistica. La qualità chiaramente, come dicevo prima, la si raggiunge tramite un pacchetto, perché il pacchetto cappotto è previsto da tutta una serie di passaggi, dunque l'installazione, e tramite anche una progettazione corretta. Ancora oggi trovo voci di capitolato, ma è molto facile fare una voce di capitolato copia e incolla, cambia lo spessore, però la voce di capitolato prevede anche una descrizione abbastanza indicativa, come incollare, quanti tasselli, come rasare gli spessori. Dunque vi consiglio magari di sviluppare un attimino nei vostri IVG, c'è qualcuno che anche realizza anche una semplice tavola, poi i nodi vengono adattati a caso per caso, però si realizzano anche delle tavole dove si presenta un sistema disegnato, un sistema descritto. È chiaro che il capottista dice: forse qualcuno ci ha messo anche naso, forse qualcuno qui ci ha messo anche uno studio, forse c'è qualcuno che ci ha messo anche del tempo, è giusto che io faccia il mio lavoro purché arrivi a questo risultato. Allora lì si fa un po' spazio, ci si libera lo spazio per fare una progettazione ben precisa. E proprio il nostro sistema è proprio di trovare la direzione giusta per trovare proprio il pacchetto più adatto. Noi abbiamo 3, 6, 9 pacchetti addirittura, partiamo dal classico EPS che è diciamo lo più sviluppato, però abbiamo un calcio silicato che è un materiale molto abbastanza diffuso da voi, piace. Siete una zona che risponde, sarà la zona dell'Emilia, è un materiale che vi conoscete, è abbastanza aperto, di diffusione al vapore, è un prodotto stabile, è un prodotto che ha la sensazione di una pietra pomice, però molto resistente all'impatto. Il sughero è un materiale piuttosto traspirante, anzi secondo me è più naturale che esista, perché l'ho visto proprio produrre a un basso impatto invasivo sulla pianta. Rimane il dubbio del trasporto, dato che maggior produttore in Portogallo, e chiaramente arrivare in tutta Europa c'è una spesa di consumi energetici. La lana di roccia è un altro materiale che viene utilizzato e ha avuto un ritorno di fiamma in questa direzione, fibre di legno e tanto altro. Comunque ci sono sistemi sia per murature che anche sistemi per case in legno, per interni e per esterni. Io ho puntato la mano dicendo: se dovete confrontarvi con qualcuno, parlate su 5 punti. I punti principali sono proprio studiare, verificare, in caso di una ristrutturazione, verificare il supporto, perché il supporto ti dà l'idea che cosa ho sotto, se ho un intonaco adatto, se ho un intonaco umido, per fare poi questa applicazione, perché umidità e isolamento non vanno proprio d'accordo. Poi il secondo punto può essere l'incollaggio e il fissaggio meccanico, proprio per capire che dà un'adesione, una stabilità dimensionale a quello che metterò poi dopo. La rasatura ovviamente è la parte fondamentale, perché è la parte che dà la resistenza meccanica al mio sistema. E poi la finitura, che ha una doppia funzione, sia estetica, perché poi si pensa sempre anche alla tonalità, ma soprattutto la sua funzione è di
creare forte idropellenza, piccola permeabilità, in modo tale che il sistema continui a contribuire a uno smaltimento di condensi interni. Ovviamente il quinto punto è analizzare tutti i punti critici dove magari c'è uno scambio di materiali, un ancoraggio, un fissaggio, un raccordo con un serramento, la zeppolatura, tutti quei elementi dove si potrebbe causare un piccolo danno che in pochi anni poi si sviluppa in danno. E poi si raggiungono anche situazioni di questo tipo, o tipo anche questo, praticamente le cose sono abbastanza rabose. Chiaramente qui si vedono un incollaggio di pannelli abbastanza ampi, dunque probabilmente questo non è un pannello neanche da cappotto, sistema bollini, tasselli poco adatti al sistema. Diciamo che sono situazioni che ormai sono state già superate, ormai le tecniche ci sono, si tratta solo di disquisire in cantiere con l'applicatore come incolli, come tasselli, cioè quattro parole per chiarire se è a conoscenza del materiale, se è a conoscenza delle tecniche di posa e poi come lui intende procedere. Il primo punto proprio era quello di analizzare il supporto, magari quello è più una parte un po' più tecnica, però è più di competenza vostra, dato che il capottista arriva, diciamo, all'ultima chiamata perché dobbiamo finire, allora questa qui è un'analisi invece che va fatta anche un paio di mesi prima. Vedere se il supporto, vedere una stratigrafia, cosa c'è sotto, siamo in presenza di un doppio muro, una cassa vuota, capire che tipo di laterizio, abbiamo anche un intonaco che tende a spolverare la polvere, dà fastidio alla colla, dunque non crea un'adesione corretta. Questa qui è una prova di incisione, un cutter di cantiere, una quadrettatura, si vede quanti strati di pellicole sono stati già eseguiti, dunque se ho uno strato potrebbe essere idoneo. Ma se ho più strati, la colla nuova potrebbe creare un'azione di strappo e trovare poi un effetto di distacco dalla colla. Prove di cantiere che ogni tanto anche io eseguo, cioè tra cui questa è una prova di strappo, colla da cantiere, colla del sistema che è previsto, una retina di armatura, si lascia un piccolo lembo a parte, dopo 7, 8, 10 giorni che abbiamo la situazione asciutta, proprio andiamo a strappare con forza con mano e vediamo il risultato. E tante volte capita che ci troviamo in questa situazione. Questo è un condominietto in zona Bologna, vedete c'è una finitura che è stata un vecchio bucciato, poi vernice di cantiere, di urbane, e poi queste due prove dove ho verificato che in questo punto c'era un po' di problematiche. Ma si tratta solamente di fare delle analisi se poi è idoneo fare procedimento di consolidamento solo del fissativo, se è spolvera, se addirittura in questo caso è stato consigliato la rimozione di questa vecchia pittura perché ormai è tutta cavillata e ormai ha superato il suo ciclo anche di vita, e poi rinforzare con adeguati fissativi. Questa invece è una prova che tante volte non si vede in cantiere. Come faccio a sapere se il mio tassello andrà a espandere in modo corretto, in che zona della muratura? Chiaro, se ho una muratura tipica a mattone pieno, sono sicuro che la situazione è migliore, ho tutto pieno, ma quando mi trovo un tavolato leggero, vecchio, con dei fori abbastanza ampi, calcolare la zona di espansione, trovare il tassello che magari invece a battere ci dice mettiamo qualche centimetro in più, ma il centimetro in più andrebbe a espandere in quella zona proprio vuota, dunque diventa ancora più gravoso, il tassello è in una posizione non corretta. Allora tramite questa piccola prova che si fa con un accessorio, un manometro, si calcola la tenuta del tassello, e qui è stata fatta una prova, una muratura in ordine perché era anche nuovo il cantiere, però la direzione lavori voleva questo tipo di servizio, è stato fatto. Passato il primo punto, che è, diciamo, un po' più di competenza vostra, però questo diventa il primo punto di analisi con il capottista, capire come incollare, capire perché fa il perimetro e non i bollini. Allora lui comincia a andare un po' nel dubbio perché mi hanno insegnato così, ma per lui, cioè, nessuno gli è stata una motivazione. Però se giustamente noi stiamo a indicare, guarda, se tu metti il perimetro, crei un effetto sottovuoto, la condensa rimane all'interno, non è un effetto, diciamo,
camera d'aria, ventilazione dietro al pannello, questo va a rendere tutto il pacchetto stabile, dunque mi permette di avere un pannello un po' più stabile. Il sistema chiaramente è valido per tutti i pannelli, non è che stiamo parlando in particolare di un EPS o un calcio silicato, più o meno il sistema è corretto per tutti. Ovviamente si corsi alternati, maschiature d'angolo, taglio a L nella zona di finestra, comunque si riesce a creare questi, il principio base per la posa. E questo è quello che vi dicevo proprio. Ho un perimetro chiuso, un'area non incollata ma è delimitata da questa colla dove praticamente non ho passaggio di umidità fra pannello e pannello e sappiamo che l'aria calda tendenzialmente tende a salire, dunque va a condensare nei punti freddi che sono solitamente i bancali. Tante volte ho visto anche del legno piangere, c'è proprio c'era delle goccioline e si fa del marcio perché chiaramente c'è della umidità. Questo qui è una zona Reggio Emilia, provincia Reggio Emilia, un vecchio cappotto, ma non vecchio, 10 anni, 12. Siamo già in fase di manutenzione. Allora diciamo, ma il primo cappotto come è stato valutato? È un EPS corretto, però la tecnica vuole che nei punti di ancoraggio tu metti, cioè dove si mette il tassello ci sia la colla dietro. La prima cosa che io faccio, 1, 2, 3, sento dove è il tassello, carotto e dietro al mio tassello qui non c'è colla. Significa che probabilmente qualcuno aveva ancora adottato già 10 anni fa, 12 anni fa, questa tecnica Bollini, cioè un'applicazione tradizionale. Si notano degli accostamenti poco corretti, probabilmente lo spessore 4 era ancora facile di tagliare con la cutter da cantiere, perché oggi se non hai un'attrezzatura minima di una taglierina professionale o fino a caldo per gli EPS, una taglierina a lesto alternativo con sughero, lana, calcio silicato, questi sono abbastanza facili da tagliare e accostare questi pentini attaccati. Cosa si è formato? Noi vedevamo questo, adesso voi vedete l'effetto già lavato e pulito, però noi vedevamo una micro cavillatura perimetrale attorno al mio 1,50 m. Questo era simbolo proprio che il pannello stava adeso, però freddo e caldo creava micro dilatazioni su queste dilatazioni. Pulendo con idrolavaggio in pressione abbiamo scoperto proprio che in quei punti lì erano, è chiaro, l'accostamento dei due pannelli e proprio si è pulito proprio in quella fascia di 10 cm che ne bordano attorno. L'ultima l'ho messa proprio perché era quella che ha chiuso il cerchio, cioè praticamente dopo ve lo spiego, però è un basso spessore di rasatura, ma perché collanti molto fini, cementizi, resinati, bassi spessori. Allora a questo punto, una volta che ho incollato nel modo corretto, dobbiamo adottare anche un sistema di fissaggio, dicevo prima. Dunque il tassello deve avere già anche una sua omologazione di sistema in funzione alla tipologia del mattone che abbiamo sotto. Possiamo adottare un tassello a battere o a vite. Quelli a vite sono un po' più professionali, sono un po' più veloci dal punto di vista anche di esecuzione e un po' più sicuri, volevo dire, nel senso che tante volte battere entrano non in modo ortodosso, cioè una volta, due, tre, poi l'operatore dopo 200 colpi si è già stufato, mentre tramite un abitatore, un innesto, questo è la cosa più sicura e sicuramente fra 1000 tasselli sicuramente questi 1000 sono più sicuri degli altri primi. Questo è un tassello proprio un po' particolare, è un tassello a vite e può essere anche affossato con un paio di centimetri nell'isolante. Sono pochi i materiali che permettono questa lavorazione, uno è la lana di roccia, uno è il calcio silicato e l'altro è l'EPS, tutti i sistemi in EPS. Però questo qui è un sistema proprio per evitare questa ultima fotografia, in basso a destra. Questo è un effetto estetico, non funzionale nel sistema. Siamo proprio in un periodo classico dove abbiamo settimane scorse temperature prossime ai 20 e notte alta condensa. Questa condensa si traduce nella giornata del mattino in una serie di QA e mi trovo il mio capottino QA e la signora dice no, io non lo volevo così. Ma questa è una disquisizione proprio estetica.
però è momentanea, poi questa condensa si scioglie, evapora e ritorna ovviamente tutto normale. Però è una situazione proprio delimitata a queste giornate un po' tipiche, dove c'è proprio uno sbalzo, un'escursione termica abbastanza elevata. Questo no, questo di sinistra è una via di mezzo problematica fra, fra il pannello utilizzato, perché è una fibra di legno, e il tassello, che lo hanno messo in modo un po' più insistente, e lì il materiale segna al contrario, qui abbiamo un effetto. Dunque, possiamo dire che ci sono i tasselli, però anche qui l'effetto estetico non è effetto bottoni, non è voluto. Questo è sempre un sistema di incasso che permette, tramite, come dicevo prima, un avvitatore, permette di dosare proprio il tassello nella corretta posizione, e si fa anche, diciamo, correzione puntuale del, dato che i tasselli hanno un chiodo in acciaio, dunque ci permette di correggere anche questo, questo fattore. La rasatura, questa qui è la rasatura che vi dicevo prima. La rasatura è quella che deve dare consistenza, deve dare robustezza, impatto. Infatti, quando dichiariamo, o perlomeno dovete dichiarare una cosa importante del sistema, lo spessore minimo che volete. Questo spessore minimo è dettato da, o dal prodotto, perché ci sono anche prodotti leggeri che chiamano questo spessore, o da una granulometria del sasso. Dunque loro, gli applicatori, la cosa più semplice per loro è fare una più mani. Però se loro leggono, io voglio 7 mm di rasatura, loro dicono, caspita, ma quante mani devo fare per arrivare a questo 7 mm? Allora capiscono che c'è un qualcosa che devono informarsi, o con delle cazzuole dentate, o c'è una tecnica un po' più diversa per raggiungere a questo spessore qui. E l'errore è, sapete qual è, tante volte? Che mettono più colla sopra che sotto la rete, perché lo spessore loro lo applicano nella prima mano, retina, poi tutto il resto lo mettiamo sopra. Effetto proprio contrario, che non si vuole, perché la retina deve lavorare sempre nella parte più esterna, dunque deve lavorare in dilatazione, deve collaborare con la rete. Dunque, se volete avere una buona resistenza meccanica, si parla anche di arrivare a 9, 10 joule di resistenza meccanica, cioè corrisponde a una linea da un chilo lanciata da un metro, dunque abbiamo un impatto abbastanza forte sul sistema. Capite che bisogna trovare una tecnica e una modo di lavorare un po' più diverso dal solito, e qui addirittura siamo a 2 mm di rasatura, corrente e finitura, cioè non arriviamo neanche al minimo di 3, che è lo standard base di solo la rasatura. Qui siamo sotto i 2, ma di tutto, dunque diventa un po' difficile giustificare gli spessori. La rasatura ovviamente deve essere integrata con tutti dei rinforzi d'angolo, i profili correttamente in PVC con la rompigoccia, dunque quei piccoli dettagli che serve. Sembra una sciocchezza, ma il PVC messo per una finestra a tapparella prevede che l'acqua che arriva dalla facciata non entri nel voltino e non si sporchi. E questo non sporchi sotto, ma fa un staccagoccia sul davanzale, e il davanzale la porta fuori. Se invece questa acqua continua a girare, si sporca, ricade e ristagna, l'umidità poi va anche nella spalletta e continua a avere un processo. Ecco, la rasatura, come dicevo prima, di eseguire una rasatura ben fatta sotto una retina da cappotto 150, 160, 170 grammi con le dovute sovrapposizioni, leggermente appoggiata in esterno. Questo garantisce proprio che le dilatazioni che ha per variare termoplastico il materiale, caldo, freddo, crea una sua tensione di tenuta e dunque riduce questa dilatazione. E queste qui le categorie di resistenza che vengono dichiarate per i sistemi. Dunque, il minimo è 3 mm con 3 joule, se poi si vuole arrivare anche ai 10 joule si possono mettere doppie reti, si possono mettere anche delle reti multiparticolari a alta grammatura da 330 grammi, solitamente vengono fatte per le topolature, magari delle zone di passaggio. Mi è stata ultimamente richiesta in una scuola, proprio perché sono obiettivi precisi. E questi sono anche i dettagli tecnici che dicevamo prima, da trovare e individuare proprio in corrispondenza delle zoccolature, per evitare che questa umidità cristagna. Per me è un classico vedere, io abito in una zona Francia Corta, c'è il cioccolato, la pavitella, l'autobloccante, il porfido, però va studiato un sistema di raccordo col cappotto. Ah, no, ma io ho fatto il cappotto.
Sì, ma io ho fatto la pavimentazione e io ho fatto il ciottolato, però nessuno tra i tre si è parlato per mettersi d'accordo come impermeabilizzare quell'angolo. E qui si è creata un'umidità di risalita che poi tende anche a salire solitamente verso il paraspigolo e tende a, perché l'acqua, questa qui è un'autobloccante, trina in una fase di sabbia, perché è stato a sabbia, e sotto c'è uno strato di guaina, perché è stato fatto su una marciapiede, dunque è impermeabilizzato, questa acqua rimane nella sabbia che poi viene migrata dove? Nella rasatura della finitura. Dunque vanno studiati questi dettagli proprio con dei profili oppure dei raccordi un po' più precisi con delle guaine, impermeabilizzazioni, proprio di studio. Questo che vedete, parte grigia, è una parte che rimane sotto a questo livello qua. Ecco, questi sono i disegni che vi consiglio, magari ci sono, basta frugare in certi siti, nel nostro per esempio ci sono. Questo qui è sempre un'impermeabilizzazione. Questa qui era una casa bellissima, c'è solo in mezzo al bosco era, mi giro attorno e gli faccio, ma quello cos'è? È umidità. Ha nevicato, è rimasta tanta neve, 20 centimetri, però quell'acqua lì ha impedito, è stata assorbita dalla finitura. Anche i raccordi con le spallette, questo è un classico dove si dice proprio, no, ma ci mettiamo un copritiro, ci mettiamo silicone, poi vediamo. Ma quanta vita ha questo elemento qua? Invece ci sono degli elementi in PVC, incollati, retina, ha anche una guarnizione, una dilatazione, un elemento di giunto che unisce serramento e rasatura. Dunque ci permette, ecco, lo vedete applicato, lo vedete, fa da dilatazione fra i due elementi. Addirittura loro, gli austriaci, i tedeschi, addirittura non lo mettono sul falso telaio, ma tante volte vanno anche addirittura sul telaio fisso proprio per coprire il più possibile e aumentare l'isolamento sulla spalla. Ecco che li vedete in fase di montaggio, addirittura sono dotati di piccoli accessori per coprire il serramento, dato che loro lo montano prima, non come noi, ma che magari funzionano al contrario, loro montano tutto il sistema interno, poi il cappotto è previsto come finitura esterna. Anche questo è un piccolo dettaglio dove l'acqua rimane sempre sul bancale, poi viene assorbita sempre dalla rasatura, ma se io adatto una guarnizione di tenuta perché il cappotto non vada a creare tensioni attorno al cappotto, al marmo, oppure posso creare una canalina, una C guidata, un profilo in PVC con la sua retina che mi permette di accogliere o un lamierino, un stile a tutesino, oppure si può mettere anche un marmo inserito con una canalina di scorrimento staccagocce. Dunque ho sempre una facciata un po' più pulita e un po' più sicura nel raccordo con l'avanzare. Questa qui è la classica guarnizione autoespandente, importantissimo. Poi anche tante volte vedo che l'isolante viene tagliato a 90 diretto e mi manca l'ultimo triangolino, ma questo è fondamentale perché lì è zona vuota, rimane condensazione. Poi c'è il telo che mi unisce il tetto con il mio cappotto, però tante volte questa zona qui, non so se è per pigrizia, per non spiegazione, o perché c'è anche difficoltà, perché alcune volte tagliare l'angolino inclinato dello spessore da 15-16 cm diventa un po' difficile poi infilarlo. Dunque sono cose spiacevoli, però verificatele se è andato sul ponteggio. Me lo fai tagliato, inclinato, che va sotto a raccordarsi con l'isolante del tetto. Un po' di pazienza, poi si riesce a... E per ultimo, anche qui sono ancoraggi, prima lei diceva delle nuove normative che arriveranno, dunque ovviamente gli spessori aumenteranno, dunque la problematica del fissaggio degli scuri, fissaggio dei pluviali, ringhiere, tutto quanto che gli va dietro, alla finitura, diciamo, del cappotto, può essere previsto in fase di montaggio con questi elementi proprio ad hoc che fanno taglio termico e in più fanno anche con questa piastra, considerate, potete caricare 150 kg. Dunque riuscite a fare una portanza di taglio termico. Per ultima, la discussione finale, il colore bello deve essere bello, arriva. Posso dirlo? L'architetto lo facciamo nero. Dovevamo saperlo prima, perché il colore nero, sapete benissimo che è un colore che dà
difficoltà, oltre alla difficoltà di produzione, però ci si arriva, però crea difficoltà nella manutenzione, perché è un colore che tende a scaldare molto la facciata porta ad avere dilatazioni, tiri, pensiamo nella stagione estiva dove abbiamo escursioni termiche giorno notte abbastanza, e questo grigio, questo nero, diciamo, poi nel tempo perde un po' anche di brillantezza. Dunque bisogna già pianificare, già in fase di montaggio, signora, le lascio la cartella, cerchiamo già di studiare il colore, perché in funzione a quello io posso arrivare anche al suo nero, però devo studiarci un qualcosa di diverso sotto, perché ci sono varie tensioni, esatto. Poi la scelta chiaramente ricade sempre su una finitura che può essere un polimero di vario tipo, un polimero acrilico, un polimero anche silicati va benissimo, anche su un calcio silicato perché è un materiale molto aperto, sulla lana va benissimo, sul sugro pure. Può andare benissimo l'acrilo silossanico perché siamo in facciate molto alte, oppure la silossanico pure meglio ancora, facciate alte, cubetto proprio senza protezione, condominietto molto esposto all'acqua perché si sopravalza le altre abitazioni, dunque abbiamo le pareti più esposte, sicuramente possiamo andare con un rivestimento spatolato, colorato, e crea un effetto polimero elastico molto idrepellente, diciamo che le fa l'effetto Gore-Tex al mio cappotto, perché respinge ottimamente tutta l'acqua e mantiene le facciate belle pulite. E questo è quello che vi avevo un po' anticipato. Le tonalità scure, vedete, raggiungono anche i 60-70 gradi nel mese di maggio-settembre. È un rischio. Queste sono le realizzazioni fatte. Qui è tutta una struttura in legno. E ci sono anche delle decorazioni che si possono realizzare, finti bugnati, si fanno delle lesine, si riesce, con piccole lavorazioni si può ottenere sempre un ottimo risultato.